andiamo allo stadio San Paolo, che si sente sempre molto vicino al popolo giapponese. Napoli che schiera De Santis, Santa Croce, Cannavaro, Ruiz, Zuniga, Jebda, Pazienza, Dossena, Amsic, Lavezzi e Cavani. Squalificato Maggio, il Cagliari che risponde con Agazzi, Perico, Ariaudo, Canini, Agostini, Biondini, Conti, Nainggolan, Cossu, Missiroli e non Lazzari alle spalle di Acqua Fresca. L'arbitro è D'Amato e dopo un quarto d'ora il rilancio di Agostini, il tocco di Missiroli, guardate come scappa Acqua Fresca verso De Santis, viene forse anche trattenuto da Santa Croce, ma il giocatore di madre polacca ha una grande opportunità per portare in vantaggio il Cagliari. 22esimo minuto, il Napoli è tutto qui, questo colpo di testa tentato da Lavezzi sull'assist di Cavani, come al solito Mazzarri entra subito in partita, è un Napoli che fa fatica, che verticalizza poco, anche perché c'è una difesa del Cagliari molto molto attenta, qui ha provato la conclusione in diagonale Lavezzi. Andiamo alla mezz'ora con questa opportunità per il Cagliari, il cross, il colpo di d'esterno di Acqua Fresca con De Santis che stava per essere superato. Poi l'immagine del primo tempo del Napoli, l'immagine specchio, Lavezzi che cerca Cavani molto largo, scuse contro scuse e Mazzarri li massaggia così a suo modo dalla panchina. Un brutto primo tempo, ma andiamo nella ripresa, terzo minuto, entra Lavezzi in area, Ariaudo lo mette giù, per D'Amato e rigore, ammonizione per il difensore del Cagliari. Rivediamo ancora, netta la manata di Ariaudo su Lavezzi, Cavani dal dischetto e Napoli in vantaggio, gol numero 21 in campionato, digiuno fermato dopo 36 giorni, esulta il San Paolo, ma esulta Cavani in questo modo con tutti i suoi compagni di squadra. Il rigore dell'uruguaggio per l'1-0 dopo 3 minuti. Napoli che sembra cambiare completamente marcia, il tocco di Amsic, poi guardate come va a centrare Ariaudo che rimane incredibilmente in piedi dopo la violenza del tiro da parte di Amsic, Napoli che con Lavezzi cerca ancora il lunghissimo traversone, Cagliari in difficoltà, la maschera di Donadoni e poi ancora Napoli con Dossena, tanti rifornimenti sul settore sinistro, prova la conclusione uno dei centrocampisti, Pazienza con Agazzi che si arrabbia anche con l'assistente. Poi 11esimo minuto, attenzione, Cossu, parte il cross, Acqua Fresca lo perde completamente, Cannavaro, Acqua Fresca riesce a recuperare il pallone, supera così De Santis, il gol numero 5 in campionato per il centravanti del Cagliari e record di imbattibilità per De Santis che si ferma a 798 minuti, ma superato il precedente primato di Castellini. È gelato il San Paolo, ma Napoli che non si fa irretire, anzi trova l'opportunità con Cavani di segnare il gol del 2-1. Siamo al 16esimo minuto, esulta Mazzarri, perfetto il tocco di Amsic, il pallonetto dell'uruguaggio non lascia scampo ad Agazzi. Gol numero 22 in campionato, 22 reti come Wojak, un record che reggeva Napoli dal 1933. Prova a scuotersi il Cagliari, ma c'è la pressione questa volta del Napoli, anche sui difensori avversari. Cavani, il tocco in direzione di Amsic davanti ad Agazzi, si dispera lo slovacco, possibilità per il 3-1, non centrata. Ancora Amsic. Sulla sinistra per Lavezzi, guardate come i tre attaccanti si distribuiscono le zone del campo, parte il cross di Lavezzi, il colpo di testa di Cavani sul fondo, ci saranno poi i primi cambi dentro, Lazzari per Nainggolan, poi Ragazzu per Missiroli, ci sono problemi anche per Amsic, crampi dentro Mascara al 35esimo minuto e Mascara al un minuto più tardi è protagonista, sempre sul perfetto cross della sinistra di Dossena, di questa conclusione Agazzi battuto, la palla finisce sul palo e quindi possiamo dire a questo punto missione compiuta per il Napoli, mentre rivediamo il colpo di testa di Mascara,
Missione compiuta per il Napoli che si riavvicina alle due milanesi, a una lunghezza dall'Inter, a tre dal Milan. Un primo tempo oscuro per una ripresa invece condotta a tutta velocità che ha stordito un Cagliari più remissivo del